Salve e bentornati su Rompiscatole. Una precisazione prima di iniziare questo video. Se siete tra quelli che credono ciecamente e oramai prendono per fede che sia vero tutto quello che la TV dice, allora vi consiglio vivamente di cambiare video già da adesso, poiché questo video affronterà varie tematiche. Vedremo varie realtà che la televisione non fa vedere o che fa vedere in parte, e quindi affronteremo la realtà attuale che c'è dal 2020 fino adesso sotto una nuova prospettiva. Ma se credete che quello che dice la TV è vero, quello che diremo qua la prenderete come le solite fesserie complottiste, quindi è inutile guardare. Potete benissimo cambiare canale. Se invece volete vedere una verità diversa da quella che vi raccontano, continuate a seguire. Andiamo. Poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eccoci di nuovo qua. Adesso, prima di iniziare ad entrare nel vivo di questo video, una precisazione. Visto che oramai sappiamo che il nostro paese non c'è la libertà di esprimere, anche se sulla carta c'è libertà di pensiero e di espressione, ma non nella realtà, poiché YouTube è uno dei mezzi che censurano praticamente ogni pensiero avverso a quello che è il diktat del governo, un po' come nella Repubblica Popolare Cinese praticamente, dove è piena democrazia, infatti censurano tranquillamente ogni pensiero contrario. Anche in Italia funziona così, quindi non si possono usare delle parole a causa dell'algoritmo. Quindi userò, al posto di queste parole che ora vedrete sotto impressione, tipo la prima, userò questo simbolo per descrivere chi non si fa questo. Userò al posto di questa parola userò la parola sorci, al posto della parola userò praticamente tesserino. Questo è perché purtroppo per l'algoritmo non posso dirle, altrimenti questo video verrà cancellato. Andiamo avanti adesso con il primo video, perché sappiamo che in questo canale facciamo parlare un po' tutti, soprattutto gli interessati e gli esperti. Ecco appunto due video di due persone che stanno nel settore e che sono esperti della materia. Troppo tardi. Io penso che sia too late, nel senso che se doveva esserci obbligo, sarebbe stato meglio se si fosse seguito quello che la comunità scientifica e medica aveva chiesto a gran voce tra il settembre e l'ottobre, ma non per altro, perché evidentemente è come mettere una rete dopo che uno è caduto dalla trave. Cioè, fondamentalmente oggi siamo nel pieno della quarta ondata, probabilmente ormai questo è endemico e chi non si è vaccinato in qualche modo si contagerà nei prossimi due mesi. Quindi mettere l'obbligo adesso è servito forse come modo per stimolare delle vaccinazioni. Io credo che è stato tanto avversato in Italia, ma che dal mio punto di vista in qualche modo è un qualcosa di utile, perché ha portato tante persone a vaccinarsi. Ricordati, Mirta, che quando è stato introdotto la prima volta che è a luglio, da allora ad oggi abbiamo guadagnato 30% di italiani vaccinati. Quindi chi dice che non è servito a niente dice una falsità. Ricordiamoci perché è arrivato il virus. Abbiamo copiato la Francia per stimolare le vaccinazioni, lo abbiamo fatto da noi. Se qualcuno pensava che il virus volesse dire più sicurezza nei locali pubblici, bravo, questa è la differenza. È voluto dire più persone vaccinate. Oggi siamo arrivati quasi al 90. Forse è arrivato il momento che il gas potrebbe anche finire la sua funzione. Allora, quindi pensiamo a un fine gas magari per il mese di marzo. Allora, quindi lei va Crisanti. Io penso che il direttore Paolo Mieli ha spiegato molto bene. Il gas è un incentivo per la
prevenzione, non è uno strumento di sanità pubblica. Ecco, e su questo vorrei fare alcune considerazioni, perché sento molti politici dice con le tassere poi se creiamo degli ambienti sicuri. Questo non è vero, perché le persone si possono infettare, addirittura le persone con una singola dose si infettano e possono stare male. Quindi diciamo, dire che aumenta la sicurezza nei ristoranti, nei cinema, è una bufala pazzesca. Serve a far aumentare a indurre le persone a vaccinare. Perché ho fatto vedere Crisanti e Bassetti? Perché da 2 anni a questa parte sono il faro che sta illuminando le nostre vite. 2 persone di cui tutti oramai ci fidiamo per come hanno gestito questo periodo, per quello che hanno detto, per come ci hanno fatto uscire da questa emergenza. Quindi sono persone di fiducia, vero? E che cosa stanno dicendo adesso queste persone di fiducia? Stanno dicendo che il tesserino non è uno strumento sanitario. Il tesserino non è uno strumento sanitario, è una forma di discriminazione che il governo italiano sta attuando verso noi cittadini. Punto. Non c'è niente di scientifico qui. Perché la scienza oramai sta dicendo che quello non serve. E come fa a dirlo? Perché basta vedere i dati. Abbiamo raggiunto il 95% di persone. Quindi a questo punto cosa serve questo tesserino? A niente. Ma forse servirà, perché se entri in un locale stiamo tranquilli, no? Non ci sarà nessun infetto. No, in questo periodo, e lo sappiamo tutti, i casi sono saltati proprio alle stelle, più della pandemia. Perché? Perché tutti, grazie al tesserino, sono andati liberi, sono entrati ovunque, si sono tutti infettati. Cos'ha di sanitario allora questo mezzo? Niente, lo dice Bassetti, è stato un mezzo per costringere le persone a farsi il fluido magico. Basta, non è uno strumento che previene qualcosa. Non serve a nulla. È una forma di discriminazione del governo. Cosa sta facendo? Il governo sta facendo una campagna discriminatoria, una propaganda in cui ha detto che praticamente chiunque non ha il tesserino, cioè i soci, sono untori. Ed è falso, non lo dico io, lo dicono gli scienziati a cui avete creduto negli ultimi 2 anni. La scienza dice che è falso. Il governo cosa sta facendo in questo momento? Semplice, basta vedere anche quello che dice, no? Per capire la falsità di quello che sta dicendo. Infatti prima, quando il nostro illustre Presidente del Consiglio si è insediato, ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto: chiunque non si fa questo si prende la responsabilità di infettare le persone deboli e di farle morire. Parole pesantissime. Infatti tutti sono andati, no, nei vari hub a farsi sempre questo. Poi che cosa è successo? Dopo che c'è stata l'evidenza che si trasmette anche in quelli che si sono fatti il fluido magico, la narrazione è cambiata dallo stesso governo. Ci ha detto: questo qua mica serve per non trasmetterlo. Come diceva anche Crisanti in altri video, mica è stato fatto uno studio per vedere la trasmissibilità, no, solamente per vedere quanto uno ti difende. Infatti cosa hanno detto quelli del governo? Semplice: serve per te stesso, mica per non infettare gli altri. Cioè la narrazione è cambiata così a così. Al mio paese si dice: vi hanno preso per culo tranquillamente e nessuno ci ha fatto caso. No, vabbè, è cambiato, la narrazione è cambiata di 180 gradi. Tranquilli, non vi preoccupate, serve soltanto a se stessi adesso la nuova narrazione. Vabbè, voi direte: sì, però il problema è che i sorci intasano le terapie intensive. Allora, sì, mettiamo anche che sia vero. Dopo 2 anni
quanti sono stati i posti letto aggiunti? Pochissimi, pari quasi allo zero. Per un paese che dice che da 2 anni sta lottando per mettere al sicuro la popolazione, che ha bisogno di nuove terapie intensive e che non sta facendo assolutamente niente per aumentare il numero, c'è qualcosa di strano? O soltanto a me pare questo? Dice, sto pensando a voi. E cosa fai? Assolutamente niente. Ah, bravo, certo che stai pensando a noi. Terapie intensive quasi pari allo zero, il numero che sono, di cui è aumentato il numero di terapie intensive, di posti letto. Ma ce ne diamo conto, perché? Perché certamente non aumentando quel numero le terapie intensive si riempiono e il governo può dire che c'è ancora un'emergenza. Mantenere l'emergenza è mantenere lo status quo. Dopo 2 anni è la scusa per mantenere lo status quo, cioè continuare con un'emergenza che invece poteva finire tranquillamente molto prima. Ma andiamo anche oltre. Ma io faccio un'altra domanda, ma chi sono i sorci? Voi penserete tutti quelli che non si sono fatto questo. E no, cari miei, e no, perché anche qui avete sempre creduto a quello che vi dice la TV. Non sono quelli là che non si sono fatti questi, ma sono quelli che si sono fatti 2 dosi di questo e che non hanno rinnovato, perché dovete sapere che nel resto del mondo non sono 3 dosi, sono 2 quelle, diciamo, obbligatorie. Infatti gli stranieri in Italia non possono neanche più venire. E infatti siamo tutti felici, soprattutto voi, no? Che avete i bed and breakfast, gli alberghi, i ristoranti. Immagino la vostra felicità. Quest'anno stranieri zero. Ma come siete felici, giusto? Io, quest'anno finalmente potremo incassare di meno. Almeno così vediamo se non siamo riusciti a fallire fino adesso, vediamo se ci riusciamo quest'anno, no? E questa è la vostra speranza. E dai, forse quest'anno ce la farete, dai, forza così. Proprio perché hanno impedito questo. Anzi, ultimamente cosa hanno fatto? Hanno detto, vabbè, le restrizioni sono per gli italiani, per quelli che vengono dall'estero, no. Ma se per la salute, perché mi devi fare la differenza fra uno che viene dall'estero e c'è 2 dosi e un italiano invece deve averne per forza 3? Dove sta la logica sanitaria? Non c'è. È una punizione, una discriminazione. Punto. Non ha nulla di scientifico. Perché se fosse scientifico, allora, se servono le 3, tu anche a uno che viene dall'estero mi chiedi le 3. Invece quando stanno dicendo, no vabbè, se vieni dall'estero, sei straniero, bastano 2. Altrimenti qua in Italia non ci viene più nessuno. Faccio proprio la scienza, guardate, la scienza oramai ha raggiunto dei picchi incredibili. E infatti, stavo dicendo, chi sono i soci? Sono tutti quelli con la seconda dose scaduta. Punto. Ecco perché il problema del nostro amatissimo governo. Il problema è proprio quello. Ci sono tanti milioni di persone a cui sta scadendo la seconda dose. In Italia i dati ci dicono, questo è del 9 febbraio, lo potete vedere sopra impressione, abbiamo raggiunto il 93,58% della popolazione over 12 il 9 febbraio, 93, compresi i bambini siamo intorno al 95%, cioè meno del 5% della popolazione italiana non ha assunto il fluido magico. Pochi milioni di persone. Crisanti dice non si raggiunge l'immunità di gregge, anche perché è impossibile raggiungere il 100%, facendo questo all'ultimo sorcio. È impossibile. Siamo al 95%, nessun paese nel mondo ha raggiunto il 95%. L'unico paese ancora con restrizioni e tutto questo ambaradan è l'Italia. Ma c'è qualcosa che non va? Ma ve ne fate 2 domande? Ma lo usate un pochettino il cervello? La domanda, lo usate? 95% della popolazione. Totale.
che ha fatto praticamente la terza, 88,54%, con almeno una 91%. Cioè, ma ci rendiamo, in Italia non esistono quasi per niente persone che non si sono fatte il fluido magico. E allora tutto sto casino? Semplice, perché tante persone non stanno facendo la terza. Quello è. Vogliono creare uno strumento discriminatorio. Praticamente, cosa ha fatto il governo? Semplice. Ha creato un sistema discriminatorio, vi ha dato un nemico, ha detto per colpa di quel nemico dobbiamo mantenere questo status quo, dobbiamo mantenere questo stato di cose. Cioè, ma non vi rendete conto che le cose funzionano in questa maniera? Cioè, il paese col più alto numero di persone che si sono fatto questo ed è l'unico paese al mondo dove ci esistono ancora tutte queste limitazioni. Manco l'altro po' in Cina. È vero che tutto questo è ispirato alla Cina, perché il modello italiano è ispirato totalmente al modello cinese. Però è quella la cosa. Abbiamo preso ispirazione e la stiamo portando avanti. Il governo praticamente ha usato un sistema discriminatorio, vi ha trovato un nemico e dice le cose stanno così, poi c'è la colpa di quelli, quindi non la potete prendere con noi. Punto. Un sistema vessatorio, discriminatorio. Questo sistema che praticamente vuole sapere ogni cosa della vostra vita, perché adesso se la stanno prendendo con noi, ma piano piano continuano questi. Io vi faccio un esempio. La regione Puglia. Se un bambino non va a scuola, vi chiedono cosa hai fatto in questi giorni? Allora, premetto che se mio figlio non va a scuola, e non è una questione perché è stato raffreddato, perché è stato male, saranno pur fatti miei che cosa ha fatto mio figlio, cosa ha fatto la mia famiglia. No, vogliono sapere, sei andato in vacanza? Sei uscito? Cosa hai fatto? Con chi sei stato? Cioè, questi tra un po' vi chiederanno quanto tempo oppure quante volte al giorno andate in bagno. Qui vogliono arrivare. Anzi, sono già arrivati. A me ci sarà la gente che dirà, vabbè, tanto su Facebook lo scrivono pure che vanno quante volte vanno al bagno. Certo, ci sono quelli che lo scrivono. Non io. Io, nella mia vita privata, su Facebook, non ho fatto mai traperare nulla. La mia vita privata è privata. Io parlo di politica, parlo di tante altre cose, ma nella mia vita privata non c'è niente su Facebook, è privata! E non mi devono chiedere spiegazioni di quello che faccio o non faccio. Invece qua ce lo stanno iniziando a chiedere. Quindi le cose stanno così. E non mi potete più dire, ma se le cose stanno così è per colpa di Tizio, è colpa di Caio, lo dice la scienza. Perché se a questo punto ancora continuate a dire queste fesserie, perché usiamo le parole giuste, queste puttanate, significa che la testa non avete niente, proprio avete zero. Siete a livello di persone che se la TV vi dice, se una tipo, una Barbara D'Urso vi va a dire guardate che il cielo è rosa, voi siete quelle persone che escono e dite oh guarda che bel cielo rosa e guarda che il cielo è blu. No, ma l'ha detto la TV che il cielo è rosa. Come si può ragionare con voi? Non si può ragionare, perché questa è l'evidenza. Voi vedete il cielo blu e dite che è rosa perché ve l'ha detto la TV. Non siete persone con cui si può interloquire. Non è che sono gli altri complottisti, no, siete voi deficienti. Questo è il problema. I dati sono questi. Non li leggete. C'è una diversa interpretazione. No, c'è il diverso fine. Io li leggo i dati e li capisco. Quelli li leggono, li interpretano e li cambiano. E voi fate la stessa cosa, cambiate la realtà. Oramai che cosa possiamo dire? Vabbè, a questo punto siamo in dittatura, siamo tipo con il periodo fascista, perché tanti dicono, oramai siamo tornati in dittatura, siamo sotto come nel periodo fascista.
belli belli, io qua mi dissocio da tutti quelli che dicono queste grandissime puttanate anche qua. Non è vero, non siamo come nel periodo fascista. E vi spiego anche il perché.